sempre sognato di dire questa frase, sarò breve, e di fare citazioni storiche. Perfetto. Allora, cominciamo con il CRM. Che cos'è un CRM? Customer Relationship Management, cioè piattaforme per la gestione delle relazioni. Bene, vi dico una cosa, il mercato non esiste, non esiste più il mercato. Sapete perché? Perché fino a poco tempo fa qui ci sono amministratori di società, persone con delle responsabilità, cosa facevano? Prendevano in mano i bilanci. Prendevano in mano i bilanci e vedevano quelli che erano i dati pregressi, la fotografia del passato, e decidevano del futuro. È come se uno dovesse guidare un'automobile a 200 all'ora guardando lo specchietto retrovisore. È questo. Il mondo è cambiato, cambia a una velocità tale che noi non siamo in grado di poter guidare guardando lo specchietto retrovisore. Perché? Perché in un mondo dove i valori economici sono in continuo divenire, quello che rimane di tutto sono le relazioni con i vostri clienti. Citazione storica, un anno fa eravamo dal presidente, buongiorno presidente, eravamo con il responsabile del marketing, incontro affabilissimo, e io la prima cosa che ho detto, io sono un amministratore di una società, bene, io gentilmente ve lo dico, non farei volentieri pubblicità, non farei volentieri lo sponsor per una società sportiva italiana, è un non senso. Purtroppo si sono messi a ridere e hanno detto hai ragione, perché è un non senso farlo con i metodi attuali. Sapete perché? Perché se non sei il main sponsor, qual è la tua visibilità? L'etichetta? 2 cm² su una maglia? Che cosa date? Che cosa hanno le società che fanno lo sponsor, le imprese, da una società sportiva? Se sei una società sportiva illuminata, comincia a farti delle domande. E le domande è, scusa, ma com'è questa storia? Io se vado al bar, lei va al bar? Allo stesso bar? Chi è che va allo stesso bar sempre, periodicamente? Un cliente abituale? Io vado sempre. Stesso bar. Ok, anch'io andavo sempre allo stesso bar, adesso sono più nomade. Quando entravo non chiedevo niente. Mi mettevano il caffè sul bancone. Perché? Perché io ero conosciuto. E allora fate questa domanda a un presidente, direttore generale, general manager di una società sportiva. Scusi, lei conosce i suoi clienti? Certo, la curva, i tifosi, i suoi stakeholder? Sì, i miei sponsor. Ok, lei non sa niente. Il mio barista sa tutto. Io non devo ordinare un caffè o un cappuccino, io ho il mio caffè ristretto con la bustina di zucchero di canna. Invece lei, dei suoi tifosi, di questo sponsor, di questi sponsor, di questo marketing della passione, lei non sa niente. Complimenti. E tu che sei uno sponsor, vai da una società sportiva e che cosa gli dai? Gli dai 10.000, 20.000, 100.000 euro e che cosa sai? Niente. Scusi, ritorno sugli investimenti, ROI per intenderci, costo per contatto, li sapete questi dati? Non li sapete. Non li sapete perché non avete gli strumenti. Se non hai gli strumenti non puoi fare il caffè ristretto con la bustina di zucchero, e quindi dare dei soldi a una società sportiva è una perdita di soldi, è un'emerita, è il falò delle vanità. Ah, io sono sponsor della società. Quindi, parlando con il presidente, il buon amico e con il dottor Mantica, abbiamo detto ok, dobbiamo cambiare il punto di vista. Non si può guidare la macchina a 200 all'ora guardando lo specchietto retrovisore, e bisogna cominciare a capire chi sono i clienti. Noi facciamo questo. Gastone CRM è attualmente il leader, penso a questo punto, mondiale delle piattaforme relazionali. Noi costruiamo le relazioni, noi vogliamo sapere chi è il tifoso, noi vogliamo sapere chi è il cliente, perché come fai a vendere qualcosa se non sai che cosa vuole il tuo cliente? È ovvio, è la cosa più stupida del mondo. Come fai a programmare una strategia se non sai in tempo reale, non guardando i bilanci che ci puoi veramente fare i coriandoli,
Un bilancio non ha nessun significato, non puoi fare una previsione, perché il mercato è liquido, è fluido. Cosa ne sai te? Di cosa cambia? Quella che veniva al palazzetto e che veniva da tifosa, adesso c'ha una famiglia, è cambiato, anno per anno la tifoseria cambia. Ok, non mi credete? Benissimo, che esistono i Basket Biella, Lega Maggiore. Vado dal Basket Biella 2 anni fa e gli diciamo, lei che cosa, solita domanda, non è un disco vendita, è reale, dico, lei che cosa sa? Noi abbiamo 950 iscritti alla nostra newsletter. Io l'ho guardato e fa, chi se ne frega? Cioè, ma io so tutto delle piattaforme CRM, complimenti. Allora, lei ha delle mail, lei ha una mailing list, non me ne faccio niente, lei non sa niente di quello che vende. Lei deve vendere della gente mutante che gioca a pallone, che fa le balzare la palla su un parquet sbagliato. Il tuo piccolo sponsor è un dessato, è un turlupinato. Benissimo, devi dargli di più. E allora tu devi sapere tutto dei tuoi tifosi. Devi sapere se vengono al palazzetto con la famiglia, dove sono, dove siedono. Perché se sai dove siedono, sai quanti soldi hanno da spendere. E se sai quanti soldi hanno da spendere, tu puoi prendere il tuo sponsor e gli dici, ok, facciamo un pacchetto famiglia? Ah, sì. Se io vado da lei, lei mi sa dire quante famiglie sono la sua tifoseria, ma nome e cognome voglio, numero di indirizzo e di telefono. Biella lo sa. Io faccio un invio di un pacchetto vacanze, faccio una query, un secondo 22 centesimi, e io becco 1247 famiglie alle quali posso mandare un'offerta. E la pizzeria da Nando che spende 5.000 euro all'anno, perché deve essere uno sfigato alla quale tu hai fregato 5.000 euro? Sapete cosa fa la pizzeria da Nando? La pizzeria da Nando dice, nuova gestione, faccio la cena dei tifosi, bravo. Cosa fai? Volantinaggio, bravo, sbagliato. Quanto spendi? 1.000 euro per i volantini, ok, dammi 1.000. Io ti mando 500, 5.000, quelli che vuoi te, SMS, presentati alla cassa, con questo SMS avrai diritto al 10% di sconto. Il tifoso si vede e fa, poi, com'è sta storia? 2 giorni e la pizzeria da Nando ha buttato fuori col forcone la gente perché aveva esaurito 700 posti. Questo è marketing. Questo ha un significato. E allora tu vai dai tuoi supplier, dai tuoi piccoli sponsor e dici, giochiamo insieme. Ed era questo con cui si parlava con la federazione. E facciamo, vendiamo il prodotto, vendiamo relazioni, perché la gente viene allo stadio per vedere e per appassionarsi. È il marketing della passione. È un marketing completamente diverso da tutti quelli che avete visto. È virale. È marketing territoriale, certamente, è marketing tribale, certissimamente tribale. E allora lo vuoi usare gli strumenti del passato? No! Ci sono le piattaforme, ci sono delle maniere per raggiungere persone, come con le mail, con la newsletter, con gli SMS, con le mail HTML. Io quando mando una comunicazione con la mia piattaforma so quando l'ho ricevuta. So perfettamente il giorno, la data, l'ora, il secondo. E quando io voglio sapere se tu sei interessato a leggere quella newsletter, perché ho un motore di business intelligence e vedo che tu mi stai leggendo sempre le offerte speciali dei miei sponsor, io dico, senti, io ho una mailing list di 3.727 nomi, nome e cognome. Il 57% abita in provincia e il 10% abita fuori provincia e sono straniero. Ti interessa? Tu che sei uno sponsor, ti interessa? Ti interessa di più avere uno che fa il volantinaggio fuori del palazzetto o ti interessa sapere esattamente il target? Cambia, vero? Molto. E allora, esistono queste piattaforme di CRM dove io mando 5.700 SMS in 17 secondi. Sono finiti 10 minuti, scusate,
piccolino, 3 milioni di mail all'ora e soprattutto costruisco delle relazioni, ovvero sia io voglio sapere chi viene al palazzetto, voglio sapere chi è il mio tifoso, voglio trattare ogni sponsor come se fosse il migliore, il mio gold. Ogni piccolo sponsor, dalla pizzeria da Nando alla grande compagnia, alla finanziaria, e voglio dare qualcosa in cambio al tifoso. Servizi, perché oltre al sport, oltre alla passione che si brucia in un'ora, in due ore, in tre ore, in questa liturgia dei palazzetti e degli stadi, io gli devo dare servizi, informazioni, voglio farlo entrare negli spogliatoi, deve vedere la società, deve avere delle informazioni, deve avere gli sconti, deve avere una grande sensazione di entrare in un club e di mettersi la sciarpa con i colori a tutto titolo.